Mamma, mamma, dobbiamo andarcene da qui. Kaido è stato sconfitto e tu riesci a malapena a reggerti in piedi. Maledetto cappello di paglia. Come diavolo ha fatto? Come diavolo ci hai ucciso? Dov'è? Dov'è? Trovatelo! Portatelo da me! Non possiamo, mamma, dobbiamo ritirarci. Con la sconfitta di Kaido, i pirati delle 100 bestie stanno già scappando. I samurai hanno preso il controllo del paese. Non mi importa, portatemi da cappello di paglia! Luffy, Luffy, ce la fai? Dai, vieni, aiuto ad alzarti. Vieni. Allora, l'ho sconfitto quel brutto lucertolone? Sì, Rufy, e non riesco nemmeno a immaginare come tu ci sia riuscito. È incredibile la cosa che hai fatto. Ma dobbiamo andarcene di corsa da qui. Festeggeremo più tardi. Big Mom sta arrivando e ti sta cercando. Ah, già. È vero. Scansati, Usopp. Devo sistemare i conti con quella grassona. Mugiwara! Non pensare che ciò che è accaduto sia dovuto a merito tuo. È stata solo una botta di fortuna. Non riesco a credere che tu sia riuscito a umiliarmi così tanto. Il mio odio per te ormai è insopportabile. La mia reputazione è completamente distrutta a causa tua. Non posso più tollerare che tu esista. Grassona, vieni qui che ti prendo a calci, come ho fatto col tuo compagno. Vieni. No. Ora siamo entrambi troppo mal ridotti per regolare i conti come si deve. Ascoltami bene, cappello di paglia. Ci vediamo tra un mese, dove tutto cominciò per me. Ti aspetto ad Erbaf, tra un mese esatto, a mezzogiorno. Sistemeremo i conti come si deve. Sono io che ti aspetto tra un mese ad Erbaf. Ti darò una lezione e l'isola degli uomini pesce sarà finalmente libera e sotto il mio controllo. Chiaro? Ah, vuoi l'isola degli uomini pesce, eh? Bene. Tra un mese ad Erbaf, solo io e te. Niente ciurme. La sistemeremo io e te da pirati. Non vedo l'ora. Ehi. Mamma, davvero vuoi andare ad Erbaf da sola e sfidare quel ragazzino? Mamma, mamma! No, lui sarà tanto idiota da venire da solo. Voi verrete con me e porterò tutto l'esercito. Gli darò una sconfitta leggendaria a quel maledetto maccioso! Non sono diventata un'imperatrice rispettando delle stupide regole d'onore. Oh, mamma, mamma! Un mese dopo, a mezzogiorno, l'imperatrice Big Mom e Rufy Cappello di Paglia si incontrarono ad Erbaf per porre fine definitivamente alla loro guerra. Il ragazzo con il cappello di paglia mantenne la promessa e si presentò totalmente da solo. Mentre Big Bang portò con sé il suo intero esercito, i suoi pirati e i suoi comandanti. E dopo una battaglia di sole poche ore, lo scontro finì. Quel giorno verrà sempre ricordato come il giorno in cui l'impero di Big Mom, l'imperatrice, fu totalmente annientato da una sola persona.